sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola media Santa Caterina, chiusa dal 2011. Un intervento da 3 milioni di euro, fondi inseriti nel programma Agenda Urbana del Comune di Reggio Calabria, che serviranno, tra le altre cose, al recupero e al rifacimento degli infissi, dell'impianto elettrico, della pavimentazione, dei bagni, della palestra, della facciata e del tetto. Il cantiere durerà 6 mesi. Per l'occasione, oltre ai responsabili della ditta incaricata a eseguire l'opera, erano presenti al sopralluogo il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l'assessore ai lavori pubblici Rocco Albanese, il consigliere delegato ad agenda urbana Carmelo Romeo e poi tecnici e funzionari del comune, la dirigente dell'istituto comprensivo Serafina Corrado e i rappresentanti dell'associazione Noi per Santa Caterina. Un cantiere al quale come amministrazione ci teniamo in modo particolare. Era molto richiesto dalla cittadinanza, molto richiesto dal quartiere e oggi abbiamo l'onore di avviare questi lavori. Sono 3 milioni di euro per l'adeguamento sismico di tutta la struttura, il rifacimento di tutto in pratica per rifunzionalizzare questa scuola. Questa scuola che ricordiamo era chiusa da novembre 2011, quindi da ben 12 anni. E in questi mesi, dal 2021 circa, abbiamo iniziato a lavorarci in maniera particolare. Ricordo con piacere la delega ricevuta dal sindaco Falcomatà e l'indirizzo esplicito di portare a casa questo risultato, perché era molto atteso al quartiere di Santa Caterina.